Siamo in collegamento con Mauro Antonio Di Vito, direttore dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Ben trovato, direttore, grazie per essere collegato nuovamente con noi. Grazie Allora, direttore, qual è la situazione nei Campi Flegrei a causa del bradisismo? È stata un'estate in cui le scosse sono state forse più intense e forse anche di più? Sicuramente, sicuramente c'è stato un numero di terremoti che ha oltrepassato quello di alcuni mesi di quest'anno, mi riferisco a maggio, ad aprile-maggio. Poi c'è stato questo rallentamento del numero, quindi una diminuzione del numero di terremoti a giugno, luglio e poi invece ad agosto c'è stato questo incremento del numero e anche della magnitudo dei terremoti, uno sciame in particolare quello del 18, dove abbiamo registrato un evento di un terremoto di magnitudo 3-6. E tanti tanti terremoti molto più piccoli solo nella giornata del 18, che credo che siamo arrivati intorno a 300 terremoti di magnitudo, ovviamente anche compreso quelli di magnitudo inferiore a zero. Voi siete in qualche modo preoccupati di questo fenomeno così come si è manifestato nel mese di agosto? Sicuramente, sicuramente sì, e abbiamo, diciamo, ricominciato anche indipendentemente dalle scadenze normali di ogni settimana, ogni mese, a riguardarci tutti i dati, in particolare i dati delle deformazioni del suolo, i dati geochimici, quindi delle emissioni idrotermali. È un po' tutto quello che noi registriamo con le nostre reti di monitoraggio. Questo proprio per capire se a questa sismicità, questo incremento di sismicità, si accompagnavano altre modificazioni che potessero farci, diciamo, immaginare un'evoluzione a breve termine del fenomeno. Fortunatamente tutti gli altri parametri non ci hanno dato indicazioni di variazioni significative e quindi un po' diciamo siamo stati continuamente in contatto ovviamente con la protezione civile nei vari livelli, sono i nostri referenti da questo punto di vista e ovviamente non abbiamo dato corso a ulteriori attività che, ripeto, vengono comunque svolte tutti i giorni per 24 ore al giorno. Proprio queste di controllo dei nostri dati del monitoraggio. Certo, chiaramente il tema importante è quello della messa in sicurezza degli edifici. Ora cominciano le scuole, ovviamente questo non è di vostra competenza, ma sicuramente voi sollecitate con la vostra esperienza e con i vostri dati scientifici le istituzioni affinché mettano in campo l'adeguata sicurezza, soprattutto chiaramente mi riferisco alle scuole, ma non solo, naturalmente. Sì, certamente. Allora, per quanto riguarda le scuole, io ho partecipato anche a una giornata informativa per la popolazione che è stata fatta all'Open Day, dove si è parlato anche di questo argomento. Allora, per quanto riguarda gli edifici pubblici, il Comune di Pozzuoli, almeno presente in questa fase, in questa riunione, perché era una riunione appunto informativa per la popolazione, era presente tutta la Protezione Civile Nazionale, c'era il capo della Protezione Civile e Curcio e il direttore della Protezione Civile regionale, Giulivo, si è parlato proprio di questo e si è parlato anche della vulnerabilità degli edifici. Sono stati fatti molti studi su questo. Per quanto riguarda gli edifici pubblici, almeno diciamo da quello che risulta, anche se ripeto non è argomento nostro specifico, praticamente so che sono state fatte e vengono fatte periodicamente verifiche sullo stato, ma soprattutto in funzione della riapertura, e
La prevenzione sicuramente è lo strumento che noi dobbiamo adottare. E ora mi riferisco anche agli edifici privati. Negli edifici privati, dove ovviamente non interviene lo Stato, ma siamo noi cittadini a conoscere lo stato del nostro fabbricato, ovviamente è molto importante vivere e lavorare in luoghi sicuri. E di questo ovviamente questo bisogna tenerlo presente sempre. Perché è ovviamente diciamo, lo strumento più forte che noi abbiamo per difenderci da fenomeni naturali che in questo caso non sono prevedibili, i terremoti non sono prevedibili. Direttore, mi dica una cosa prima di salutarci. Noi chiaramente parliamo dei Campi Flegrei, che è un'area molto vasta. L'intensificarsi di questi fenomeni in qualche modo crea preoccupazione per un'area più vasta o è sempre circoscritta? E se possiamo in qualche modo per i nostri telespettatori delimitare con la vostra chiaramente competenza i Campi Flegrei? Sì, allora, i Campi Flegrei sono una caldera che si estende tra Posillipo, la Piana di Quarto, Cuma, Monte di Procida. Questa è tutta l'area attiva dei Campi Flegrei. Ovviamente c'è invece la parte con più intensa dinamica, che è questa compresa tra Arco Felice e Agnano Bagnoli. E a nord ovviamente Via Campana, prima c'è cioè la parte centrale di Via Campana prima della montagna spaccata. Questa è la parte a più intensa dinamica, che è la parte dove registriamo i terremoti, ovviamente compreso il Golfo di Pozzuoli, registriamo terremoti e registriamo deformazione del suolo, che è presente al massimo nell'area del rione Terra, in rapida attenuazione verso le periferie. Naturalmente questo è sia evidente ai cittadini, soprattutto nell'area dove c'è maggiore deformazione o dove c'è maggiore sismicità, ma viene misurato ovviamente con sistemi estremamente precisi da noi, sia a terra che a mare. Giusto per dare un dato, nell'area tra Bagnoli, le aree estreme, Bagnoli o Baia, abbiamo ancora un residuo di deformazione verticale che negli ultimi 10 anni ha totalizzato una decina di centimetri, e quindi ancora una deformazione che lascia evidenza, segni sul territorio. Allora, direttore, noi la salutiamo, la ringraziamo naturalmente e torneremo a collegarci con lei laddove ci fossero delle novità, non per creare allarmismi, ma per informare correttamente i nostri telespettatori che devono appunto ascoltare le vostre voci e non leggere notizie talvolta non precise sui social. Sono assolutamente d'accordo. Io credo che la comunicazione, la corretta informazione sia la base di ogni comportamento corretto, ma anche la base per una difesa da fenomeni, una mitigazione del rischio sostanzialmente passa sostanzialmente attraverso questo. E su questo dobbiamo lavorare noi, con voi e con quant'altri si occupano e fanno un ottimo lavoro sul territorio proprio per arrivare direttamente ai cittadini nel modo Arrivederci, buon lavoro. corretto. Anche a voi, arrivederci a tutti.